Ciao a tutti gli amici di Camper, oggi sono in Puglia, sono in provincia di Lecce, nel cuore del Salento. E sto per andare a visitare un piccolo borgo, ricco di storia. Adesso attraverso Porta Noa, una porta quattrocentesca, e vado a visitare Veglie. Eccomi Gaia, ciao! Ciao Lorenzo, benvenuto a Veglia. Grazie, allora devo dire che oggi è una giornata dove c'è il sole, c'è anche un po' di vento, il mare quanto dista? All'incirca 8 km. E quindi? E quindi l'usule, l'umare, l'uiento. Benvenuto in Salento. Benvenuto in Salento, fantastico. Io direi di farci una passeggiata per il borgo e vedere anche i vicoli e i vicoletti del paese. Sì, andiamo. E siamo arrivati di fronte alla chiesa madre di Veglie. Sì, la chiesa matrice. È una chiesa di una fondazione dell'XI secolo. È una chiesa a croce latina. E all'interno abbiamo anche un altare barocco molto importante, che è il gemello di un altare che si trova all'interno del Duomo di Lecce. Eccoci arrivati in questo bellissimo sito, un po' il fiore all'occhiello di Veglie, dove c'è questo ex convento francescano. Sì, più nello specifico dei frati minori conventuali. Uh-huh. Ma per visitarlo ti faccio passare dalla chiesa di Santa Maria di Veglie. Questo è il chiostro di questo convento. Esattamente, questo è il chiostro del convento degli ex frati francescani. Lo vediamo oggi restaurato e possiamo vedere anche degli affreschi che sono rimasti del 600 nel refettorio e nelle celle dei frati. Lorenzo, adesso ti faccio vedere un tesoro nascosto, vieni con me. Wow, ma dove siamo scesi adesso? Allora, ci troviamo all'interno della cripta della Madonna della Favana. E questo è l'affresco della Madonna che dicevi? Sì, questo è l'affresco della Madonna lattante, che è uno dei pochi esempi che noi ritroviamo nel Basso Salento. E la cosa molto interessante di questa cripta è il fatto che ci sono delle iscrizioni sia in greco che in latino. Ah, qui è bellissimo e soprattutto siamo al fresco, stiamo bene, però torniamo sotto il sole tra i vicoli di Veglie. Andiamo. Gaia, ci hai fatto conoscere la storia di questo piccolo borgo, una storia antichissima, ma io voglio conoscere le signore che fanno la pasta fresca. E fai benissimo, perché la fanno tra i vicoli tutti i giorni. Vado subito a cercarle. Ciao Gaia. Ciao. Ciao. Signore, buongiorno. Ciao Lorenzo. Ciao, ma qui si fa la pasta per la strada. Sì, c'è una tradizione. Queste sono le orecchiette, poi questi si chiamano pizzarieggi e queste invece sono le lasagne incannulate. Ma io posso provare a fare un'orecchietta che non l'ho mai fatta in vita mia. Sì, ma non penso che riesci. Anche perché è la mia prima volta. Comunque c'è sempre una prima. Ci provo, volta. Allora. Però prima volta la potrei... prima orecchietta di Lorenzo, va bene? Ecco, va bene, non dai, è bellissima. Va bene. Però io vi lascio fare allora la vostra pasta, perché... Ma voi la ballate la pizzica? Come no? Pizzichiamo e andiamo a ballare. Io sento musica, ma dove deve andare? In piazza. Ah, in piazza ballano sì, la pizzica? Sì, sì, sì. Vado sì. Subito. Sì. Beh, si parla di tradizioni e io non posso salutare questo borgo Veglie senza prima guardarmi una bella esibizione di pizzica. Dai Lorenzo, Mena, vieni a ballare con me, forza! A ballare? Ma io non sono capace! Dai, Mena! E noi ci vediamo al prossimo borgo e adesso mi metto a ballare la pizzica. Ciao ragazzi, musica! Oh!